ufficio. Questa volta mi ha detto: questo Chiara lo puoi dire, quindi ho la benedizione del Papa per potervelo dire. Lui, io sono andata a parlare col Papa perché avevo capito che le voci che giravano in Vaticano erano un po' sballate rispetto a Medjugorje, perché sono poche le persone che sono venute qui, no? Quindi poi arrivano tante notizie che purtroppo non sono vere. Fra cui la notizia che qua ci sarebbero stati 76.000 messaggi, una notizia che gira non so da quanto, che ha fatto pensare a Papa Francesco che davvero ogni giorno la Madonna adesso orari, no, più che ha fatto pensare, così gli hanno detto, che la Madonna desse tutti i giorni appuntamenti diversi, veggenti diversi per dire cose diverse. E io ho detto no, ma non è proprio così, nel senso che i messaggi non sono 68.000 come dicono, in realtà i messaggi sono 682 ad oggi, perché c'è il messaggio del 25, il messaggio del 2, quindi capisco che se ti fanno sapere che la Madonna ogni minuto dice adesso do un messaggio qui, adesso do un messaggio lì, può dare un po' di perplessità, dico ma questo è falso. E allora lui mi ha detto queste cose, queste me le posso dire, è già un anno che ci sentiamo a proposito di equivoci che ci sono di Medjugorje, quindi io sapevo già tutto quello che lui aveva fatto. Però lui mi ha detto: Chiara, guarda che sono io che ho osservato Medjugorje, perché la commissione, la congregazione della dottrina della fede, sulla base di tante notizie anche false, alcune vere, aveva già detto Medjugorje è tutto falso. Quindi sono io che poi ho osservato Medjugorje, sono io che ho a cuore Medjugorje, sono io che ho mandato Oser, perché credo che comunque quello che ho anche affermato in quella conferenza stampa, i frutti sono grandi e sono inequivocabili, e puoi dire che io ho a cuore Medjugorje, che non mi ero reso conto che quell'affermazione che io ho detto a mio titolo personale, se vi ricordate, no? Ci ho detto questo è il mio pensiero personale, ma nasceva da un'informazione anche sbagliata che il Papa aveva avuto, per cui la Madonna darebbe appuntamenti, messaggi tutti i giorni a varie ore. Non mi ero resa conto che fosse arrivato in maniera così forte. Ecco, quindi puoi dire che io ho cuore a Medjugorje, molto a cuore a Medjugorje, e mi sto muovendo anche con il delegato che lui ha mandato proprio per costruire tutto quello che di bello c'è a Medjugorje, no? Perché dove c'è la Madonna c'è anche tanto, no? Quindi un Papa anche in dare da costruire. Ecco, ci tenevo a darvi questa notizia perché per me era stato un grande dolore, insomma, sentire quell'affermazione così chiara, ma poi ho capito che nasceva purtroppo da tante disinformazioni che ci sono su Medjugorje, anche da persone insomma, un po' vicine al Papa, e quindi sapere che comunque invece no, il Papa riconosce tutti i frutti che ci sono qui, e mi ha detto anche che ci sarà presto un'altra dichiarazione per chiarire un pochino meglio la sua posizione, e mi sembrava bello così poterlo condividere. Abbiamo gambe per fare passi, trovarci persi, avvicinaci e provare. Abbiamo occhi per dare pace, o meglio dire, per assaggiarci. Il sogno ci fa nascere, un senso a tutto il male forse c'è. Io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché tutti siamo fatti per amare, nonostante noi siamo due bracci con un cuore, solo questo avrai da me, fatti avanti amore, dai le mani sì, tu fatti avanti amore.
baci e poi abbiamo occhi con cui vediamo, ma se li chiudi ci riconosciamo, perfetti come macchine. Mi auguro di capire la vita, io sono pronto a vivere, guardo e so che vedo.